Buonaventura. Che ora fa per professione il facchino alla stazione? Il signor che, se non sbaglio, ha patente di facchino, gentilmente mio bagaglio può portare qui vicino. Sì signore, sor Cecè, ecco fatto su due piè. Ma l'insidia barbariccia, faccia d'anima gialliccia, per invidio, per sospetto, pronta a fare ogni dispetto. Sur Cecè, quarto piano, interno 3, sulle spalle fila su. No, 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 mai più, mai più. La caruccola è un congegno che inventò un brillante ingegno per tirare sul bagaglio senza intoppi, senza incaglio, hai le luci da montaglio. Zitto, zitto, sotto, sotto, ad un tratto fa un complotto. Tiro e isso, questo è il fato. Essa tira, sei arrivato. Tiro e isso, sono sposato. Mano lesta, naso fino, quel distratto da merino. Un, due, tre, ora lo spoglio del suo gonfio portafoglio. Smacco di rabbia trabocco. Il tuo bolide in azione, del fuffante sul groppone, mi riempì di commozione e si merita un milione. Avrà larga diffusione dall'America al Giappone, come un colpo di cannone la notizia del Volevo ringraziare e fare i complimenti a Maddalena Menza per questo bellissimo lavoro dedicato a Sergio Tofano. E certo, il titolo recita Sergio Tofano e il signor Bonaventura, questo capolavoro che Sergio Tofano ci ha regalato, il Bonaventura che ha tenuto compagnia a tante generazioni di giovani italiani e non solo. Eccolo qua, il meraviglioso Bonaventura con il suo bassotto. Sergio Tofano non è soltanto Bonaventura, come giustamente Maddalena ci ricorda in questa bellissima pubblicazione dove ci sono disegni, perché lui era un illustratore, un attore, un regista, un formatore di attori. L'Accademia d'Arte Drammatica l'ha amata, l'ha frequentata, ha insegnato, ancora intere generazioni di attori si sono formati con lui, ma anche noi che non l'abbiamo conosciuto, che non l'abbiamo avvicinato, soltanto leggendo il teatro all'antica italiana abbiamo imparato moltissimo. Io ho dedicato uno spettacolo a Sergio Tofano, Cavoli a merenda, me lo suggerì quello che considero uno dei miei punti di riferimento, Paolo Poli. Poi ho avuto la fortuna di lavorare con Franca Valeri e Franca Valeri raccontava sempre con grande affetto il suo incontro con il grande Sergio Tofano e lei fece il bassotto quando le avventure e le sventure del Bonaventura vennero messe in scena. Ecco, grazie davvero Maddalena, perché mantieni viva la memoria di un personaggio unico, irripetibile, come il grande Sergio Tofano. Viva la fantasia, ma viva anche la profondità, perché era leggero e profondo, mai banale, un grande intellettuale del Novecento. L'autrice, avendo esperienza di settore, ha potuto in maniera umile, guardate che l'humus è molto importante, humus è la sostanza che alimenta poi quello che noi chiamiamo talento. Io dico sempre che la modestia è la virtù dei migliori, l'umiltà è la virtù dei grandi. Questo cosa significa?
Significa che se io sono amico di Umberto Bravo, sono amico di Maddalena, sono amico di qualsiasi persona, io ho il dovere etico di valorizzare il talento della persona. Perché? Perché è un onore essere amico di persone che hanno talento. E questo è il concetto di umiltà. Pertanto chi calpesta il talento altrui è saccente, cioè quello che ti dice nella tua modestia suicida come sei bravo e quindi come sei grande. Ed è una grandezza di ipocrisia, pensando che il concetto ipocrites sta nella lingua greca come concetto di recitazione e di essere attore. Quindi in questo libro cosa notiamo? Notiamo che innanzitutto Maddalena Merza è una osservatrice attenta della realtà ed è una osservatrice che non guarda la realtà dall'esterno, ma guarda la realtà dall'interno, calandosi all'interno di quei processi che sono stati esperienziali nella questione non solo cinematografica e teatrale, ma soprattutto nella relazione con gli intellettuali. Parliamo anche di Silvio D'Amico. Silvio D'Amico è un colosso del teatro, è un colosso della magia anche dei miei studi in storia del teatro, in scenografie sul piano della musica, cioè arte scenica, poetica, che noi musicisti affrontiamo nell'ambito di questa nostra, come dire, visione trasversale della realtà, perché la musica oggi non è più concertistica, e questo va detto, la musica oggi è spettacolo, cioè interazione con altri linguaggi. Quindi cosa notiamo in questo libro? Notiamo una cosa magica. Innanzitutto questo libro non è un libro, questo libro è una sceneggiatura viva, le cui didascalie, le cui immagini sono contornate non solo da reperti storici di grande importanza, perché quando noi lo sfogliamo vediamo immagini storiche, rappresentazioni, vediamo cose che all'interno di un meccanismo del linguaggio del signor Tofano, abbiamo che cosa? Abbiamo questa visione orientale della realtà occidentale. Guardate che questa affermazione io penso che nessun critico l'abbia fatto. Perché? Perché rendere orientale l'occidentale significa entrare in un contesto del vuoto che è tipico del surrealismo. E il surrealismo, come vuoto, rende l'assenza della cornice. Perché l'arte orientale, fateci caso, allunga le sale, le rende praticamente iconiche. Tant'è vero, i grandi musicisti, tra virgolette, tecnici, che sono abili nella lettura a prima vista, sono artisti dotati di capacità di linguaggio iconico. Ecco perché in Oriente ci sono grandissimi talenti, ma privi di cultura. Noi abbiamo la cultura, ma non abbiamo il linguaggio iconico. Il linguaggio iconico è un linguaggio che sta sorgendo negli ultimi 20-30 anni, ma Tofano cosa fa? Grande. Inventa un personaggio dove, facendo leva sulla questione dell'infanzia, perché l'infanzia non è alfabetica, l'infanzia e il bambino non è alfabetico, e questo bambino non alfabetico entra in un mondo iconico di diritto, e quindi è il mondo che si è avvicinato al bambino, e il bambino era lì da sempre. Ecco la magia di Tofano, cioè rendere in un contesto fumettistico, in un contesto iconico, in un contesto della superficie, attenzione, parliamo di superficie. Io quando parlo di superficie cito un grandissimo libro, Matrimonio moderno di Karen Briggs, che aveva nella sua Africa cinematografica e letteraria il mal d'Africa, che consigliava al proprio fratello di non sposarsi. Perché? Perché
le istituzioni falsificano la magia dell'istintualità, e l'istintualità, dice Taren Blixen, è una questione di superficie, e abbiamo chiuso il cerchio. Quindi la superficie bidimensionale, guardate, la superficie bidimensionale si scontra con la profondità, che è monodimensionale. Interviene Tarkovsky, Nostalgia, e dice: la profondità è un limite all'estensione della superficie. Guardate che questa frase pone il concetto letterario e il concetto cinematografico nella sua lentezza. Ecco perché quando si sfoglia questo libro le didascalie sono un punto iconico. La gente non va a leggere il contenuto, che è tutto ipocrita. I contenuti sono tutti ipocriti, sono tutti recitativi, sono tutti spettacolari. Sono quelli che dicono: Maddalena, sei bravissima, Tofano, sei bravissimo, tu che hai criticato, sei bravissimo. Cosa faceva Tofano? Interessante. Apriva il concetto della critica accettando anche critiche negative. Perché? Perché mentre un'Italia che distrugge se stessa attraverso un'ipocrisia del dire, lui accettava. Perché poneva quello che noi abbiamo anche nella storiografia latina come le odi di Orazio, e niente, se l'ha adirato, pone un indugio. E l'indugio è quello di non adirarsi subito, e Tofano non si adirava mai, attendeva. Tofano aveva la magia di entrare in un contesto della critica accettando l'integrazione. Bene, chi è che oggi accetta l'integrazione? Chi è che oggi dice: quello che mi viene detto è oggetto di confronto e non oggetto di critica distruttiva? È rarissima questa cosa. Quindi questo libro è attualissimo. No, questo libro è futurista. Ed è futurista come lo è Tofano, perché il futurismo, e parliamo anche della magia di Bresson, no? Della magia anche dell'arte surreale, il surrealismo è la leggerezza di Calvino, è la superficie di Calvino, che vede e stravede in scrittori attuali, modernissimi, come lo è stato Francesco Biamonti, ad esempio, che è stato mio proprio... una mia conoscenza, grazie al grande critico letterario Francesco Improta, che è grande conoscitore del cinema napoletano, che vive in Liguria, che come la nostra Maddalena le radici non le dimentica, e nello stesso istante crea un ponte critico con quella che è la magia di coloro che adottano una sintesi che noi definiamo anche in musica sottrattiva, e che toglie il superfluo dalla superficie. Ma questo superfluo, attenzione, è quella profondità che Calvino dice: diamo leggerezza. La leggerezza, attenzione, non è nei contenuti, perché i contenuti sono profondi, importanti, sono fondamentali, un fondamento, ma nella modalità del linguaggio. Ed è quello che ci fa tornare all'accezione iniziale, cioè quell'umiltà, quell'humus, non è inerente alla povertà dei contenuti, attenzione, ma è inerente alla ricchezza e alla magia del saper porgere con grande semplicità, con grande umiltà, nelle modalità artistiche tipiche dell'autore, tipiche dell'autrice, tipiche di un mondo iconico che nei suoi allungamenti, no? Vedete, stilizzati, crea l'empatos, quindi entra in un concetto empatico con il pubblico, e il fumetto si rivela iconicamente talmente grande da suscitare l'ammirazione del linguaggio altro, teatro, cinema, letteratura, rielaborazione, quindi un rinnovamento continuo della magia che ci è stata regalata.
non voglio aggiungere altro perché potremmo veramente sfondare l'oceano, però grazie Maddalena, grazie a Tofano, grazie ad Umberto, ma soprattutto grazie a voi, perché grazie alla ricettività si è avuto un successo che è oggettivo, non è soggettivo, è oggettivo, e l'oggettivizzazione è data da un concetto fondamentale che io ho espresso nella mia raccolta di poesie che ho pubblicato nel 2020, In un tempo fioriva il mio cuore, dove dico una frase fondamentale: da soli non si va da nessuna parte. Siamo tutti connessi. Bene, allora io penso... di terraferma, tratto dall'isola dei pappagalli. Noi siamo i marinai che non sappiamo mai, di mare siamo i lupi, ma il nostro bel naviglio, per tema che si sciupi, non ha fatto un miglio. Gli oceani, i fondi e i cubi sono belli da vedere se non ci sono tutele. È bello navigare, ma è brutto il mal di mare. Bello sfidare i venti, ma il porto e i bastimenti sono più sicuri assai. Noi siamo marinai che non sappiamo mai. Esotiche contrade, scoprire è molto bello, ma in mare non c'è cartello col nome delle strade, e specie quando a notte, facile sbagliare rotta. Bello è di dito in dito vagabondare randagi, però sul mare in filo ci sono troppi disagi. Naufragi, nubifragi e simili altri guai. Noi siamo marinai che non sappiamo mai. Appunto l'interprete. Allora, questo è difficilissimo, mi devo alzare per il fiato. Sì, 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 allora, praticamente è molto difficile, quindi facciamo pure particolare, esatto, uno suspense. Le zanzare a Zanzibar vanno a zonzo nei bazar, e le mosche, fosche e losche, fra le frasche stanno fresche, arsi e orsi dai rimorsi, bevo l'acqua sorsi a sorsi, mentre i ghirigori fanno a gara nelle gore, ai canguri fai auguri con le angurie e le cangure, ed il merlo con lo smerlo, il merluzzo col merletto, la testuggine di mugine, i coperti di lanugine, di furigine e di ruggine, tutti i cervi c'hanno i nervi, e stan curvi e torvi corvi, la cornacchia si impennacchia e sonnecchia nella nicchia, la ranocchia ama la nocchia e sgranocchia la pannocchia, i cavalli fan cavilli e il ghiozzo c'ha il singhiozzo, e la carpa non ha scarpa e si fa la barba e il barbo, e i bachi sui sambucchi fanno buchi con i ciuchi, lunghe braghe c'hanno i bruchi e le oche poche fioche, alle foche fan da cuoche, la morena sull'arena con la rana fa buriana, e da galla resta il gallo, duole il gallo allo sciacallo che barcolla e caracolla, la mangusta si disgusta, i macachi mangiano cachi, lo stambecco non ha il becco, la giraffa riffa raffa, quel che viene di riffa e raffa, eleganti gli elefanti con gli infanti stanno da fanti. La beccaccia si procaccia, la focaccia con la caccia, la civetta svetta in vetta, e dal suolo, solo, solo, l'usignolo fa un assolo, per i picca picchia il picchio, la tellina sta in collina, la gallina si spollina, sta in Calabria o Calabro, come a Fano sta il tafano, e le zanzare a Zanzibar vanno a zonzo nei bazar. Come se piovesse, milioni a bizzeffe, milioni ad alluvioni, milioni a catinelle, milioni a crepapelle, milioni belli e buoni, milioni buoni e cari, milioni da milionari, milioni all'ingrosso, milioni a più non posso, milioni a quintali, milioni bei bigliettoni, grandi come giornali, milioni sesquipedali, a caratteri cubitali, milioni a rotta di collo, milioni tra capo e collo, milioni a torrenti, 10, 15, 20,
milioni ricca pianta, 30, 40, 50, milioni sempre in aumento, 70, 80, 100, milioni in ogni cantone, milioni a colazione, milioni a pranzo e cena, milioni a pancia piena, milioni a grande orchestra, milioni nella minestra, milioni nel cassetto, milioni sotto il letto, milioni nell'armadio, milioni nella radio, milioni nel salotto, milioni a dirotto, milioni nel forziere, milioni nel paniere, milioni in cucina, milioni in cantina, ma mica milioni reali, origine di tanti mali, ma milioni per finta, milioni di carta dipinta, innocui milioni, creatori di illusioni, più belle che la realtà, ma la felicità di ogni creatura, che si chiama Bonaventura.